Amici di Auto Digest, oggi vi presentiamo la Mini Cooper S 5 porte. Allestimento hype con kit estetico John Cooper Works. Il motore è un 2000 turbo da ben 192 cavalli. È la versione allungata della classica Mini per ospitare 4 porte e 5 persone, ma resta sempre sotto i 4 metri. Nonostante le prestazioni hard un po' maschili, è comunque sempre la stessa Mini che piace a noi donne, con le finiture fashion e glamour. Una curiosità è l'Union Jack, sia qui che sul cruscotto. Guardate, la bandiera del Regno Unito c'è anche sul poggiatesta. Gli interni sono sfiziosi come quelli di tutte le Mini. I comandi sono a tasti e c'è anche questo grande display centrale tondo che ricorda i vecchi modelli delle Mini anni 60. Oltre alle levette, la Mini si può comandare anche grazie a questo manopolone. Il cambio è a doppia frizione, 7 marce e con comandi anche sul volante. Nonostante sia una Mini, lo spazio posteriore è abbastanza capiente. Io non sono altissima, però ci sto molto comoda. In configurazione 5 posti, il bagagliaio non è spaziosissimo, 280 litri, però abbattendo i sedili posteriori arriviamo a 940. Lo scarico sportivo fa un rumore simile a quello di tutte le supercars ed è una cosa molto divertente. Beh, che dire, su strada la Mini Cooper è sempre la Mini Cooper e questa S va davvero forte, anche se obiettivamente ci saremmo aspettati forse ancora di più, perché la Mini con il suo telaio da carta e la sua grande stabilità anche nelle curve forse fa proprio desiderare ancora maggiore potenza esagerata. 192 cavalli sono ben 192 e poi se si vuole andare tranquilli con questa Mini si viaggia in grande scioltezza. Il cambio è molto veloce, lo sterzo è diretto come in tutte le Mini. Dobbiamo dire che forse ci saremmo aspettati qualcosa di più in termini di tenuta di strada quando si va davvero forte, perché c'è qualche tentennamento, ma per l'utente normale, se c'è un utente normale per una Mini Cooper S di questo tipo, va benissimo. Freni e altro sono magnifici. In autostrada ovviamente non si può aspettare il comfort di una media superiore, è sempre una Mini, quindi abbastanza rumorosa. Il sedile è in basso, è rigida, quindi anche i piccoli sobbalzi autostradali si sentono, però ci si diverte con le prestazioni. Idem in città, davvero le sospensioni sono rigide, le gomme run flat hanno la spalla molto bassa e ci è capitato anche addirittura di bucare su qualche binario o qualche masso sporgente di quelli che dal ciottolato milanese si trovano frequentemente. È un difetto di tutte le run flat e provare queste auto lo fa capire molto bene. Quindi molta rigida in città, però lo scatto, il cambio con i comandi al volante permettono di divertirsi anche in qualche slalom poco politically correct, però vi assicuriamo molto divertente, come tutti quelli che guidano le Mini e tutte le utilitarie con tanti cavalli sanno bene. Il tragitto casa lavoro si può trasformare anche in un piccolo divertimento, stressante ma divertente. Il consumo in città è ragionevole, nella media. Il prezzo è naturalmente elevato. Se la Mini 5 porte parte dai 20.000 euro, questo modello, con tutti gli accessori montati, arriva a circa 43.000 euro. È una bella cifra, però, l'esclusività della Mini.